Allora, eccomi qui in un altro video, ovvero Mini Get Ready With Me, di come faccio la base per uscire di casa con la mascherina. Quindi questo è un video barra trucco prova mascherina, anche se non metto né base né nulla di nulla, ma aggiusto un po' le sopracciglia, le ridefinisco e ovviamente vado a mettere un po' di matita, mascara, eyeliner. Mascara e burro cacao, null'altro per idratare le labbra, perché non metto neanche correttore perché qui mi lucido, che è una cosa pazzesca. Poi vado a toccare, a fare qui, no, faccio solo questo breve trucco e null'altro, vi giuro. Ah, vi ricordo già dall'inizio che se non l'ho fatto mettete like, commentate, fatemi sapere appunto la vostra opinione e se vi va condividete, vi raccomando, un bacio. Allora, cosa devo fare qui? Mettere innanzitutto fammi le sopracciglia, sì. Fammi le sopracciglia. Io tra l'altro non vedo una mazza. Fantastico. Aspettate che qua cerco di. Ok. Mi riuscirà a non fare danni, spero. No, però io così non vedo. Non vedo una mazza, ci credete? Allora, prendo l'altro specchietto perché qui mi è difficile. Ok. Anche perché voi dovete sapere che io sono miope barra astigmatica, se non erro, se non mi sbaglio io come sempre. E quindi vedo e non vedo, vedo quello che vedo, capite? Ecco perché mi avvicino sempre che mi voglio nascondere dalla telecamera, quando qui non è vero, vabbè, sono mezza cieca e quindi faccio casino tutte le volte che faccio un video, sembra che mi voglia nascondere quando che non è così, quindi perdonatemi. No, così non è possibile. Mi chiedete quanto mi manca di vista perché non mi ricordo. Qualche cosa mi mancherà, ma non so quanti gradi, non lo so. Gradi si dice così, non lo so, comunque. Non ricordo quanto mi manca. Un bel po' comunque. Sembra uno scherzo, ma è la realtà. Ok, ora da questa parte mi dispiace, ma mi devo un po' guardare lo specchio di qua, perché non vedo veramente nulla. Guarda, una porcheria. Già, me lo vedo. Che verrà una porcheria, ma pazienza, non può venire tutto perfetto. Allora, io voglio mettere un po' così se mi riesce. Ok. Non sono tenuta male per niente. Poi vado a ridefinirle, anzi le sto ridefinite, le ho ridefinite, non so più parlare, ma vabbè. Vado a usare gel fissante. Se riesco faccio un'eccezione, chiudo questo buco che ho, ovvero
è brutto da dire, ovvero utilizzo il correttore per questa parte che adesso si vede lo stesso, ma me ne porto alla mazza. Come ho detto, al buco. Buco, vabbè, l'ho detto in un modo troppo comico. Sembra che ho detto altro. Sperando che YouTube non mi chiuda questo video, non lo blocchi. Non volevo dire buco, volevo dire semplicemente questo macchiotta che ho qui. Mamma mia. Già. Sì, no, volevo dire semplicemente macchia, non buchetto. Vabbè, lasciamo perdere, non lo voglio più ripetere prima che YouTube mi censura il video. No, vabbè, io sono pazza, magari, proprio. Scusatemi. Ok, dunque. Ci manca solo questo adesso, ci mancava. Allora, mo vado a prendere... Allora, ho utilizzato sempre la The Balm, no? È inutile che ve lo dico. Della... di questa matita qua per fare le sopracciglia, questa, poi gel questo qua della L'Oreal, che è Brown Artist, e infine questa matita della Rimmel, cos'è? Non lo so, comunque sì, Maybelline, veramente, no, questa è Maybelline, non ricordo cos'è questo, 36 blu. Sì, lo so, non è che è il massimo questa matita, però a me piace. Ribadisco, questo è un trucco solo per uscire di casa, anche se non esco, tanto poi so che andrò a struccarmi, sì. Perché devo mettere le gocce quelle per rinfrescare gli occhi, sì. Qua non vedo una mazza, molto bene. E dunque, mascara? Sì, mascara. Se no, cosa sto a fare? Se non mi trucco le ciglia, le cigliuzzi. Questo è della Rimmel Scandalize. Scandala? Sì, Rolette, sì, Rimmel 001 Black. Vedete, questo è lo scovolino così. Ecco. Oddio, qua mi sono macchiata, va bene. Non ho niente per levare ciò che devo levare, ma va bene così. Sì, mi guardavo attorno, avevo una salvietta, ma non una mazza, quindi mi devo arrangiare. E che dirvi, ragazzi, questo è il trucco che ho fatto, nulla di speciale. E ora chiudo qua lo specchio. Non è nulla di che, ma era per farvi vedere come mi trucco di solito io. Sì, non è male per niente, a parte la pettinatura che è un po' così, ma il resto mi piace. Poi in tutto sommato, infine, il burro cacao per tenere bene le labbra idratate, anche con la mascherina. Ripeto, non ho messo né fondotinta né correttore, null'altro. Però almeno un po' di... Sì, sta facendo tutto il burro cacao. Un po' di burro cacao, appunto, sotto la mascherina e siete a posto. Io faccio solo questo perché già mi dà noia truccarmi tutto il resto. Ma quando proprio voglio fare un... come suol dire a me stessa, un trucco non troppo vistoso, sì, per attirare un po' l'attenzione solo sui miei occhi, prendo palette, una palette, mi trucco un po' qua, un po' là, ridefinisco le sopracciglia, mascara,
rigati le lame con la matita negli occhi, appunto ripulisco mascara, un po' di burro cacao e sono a posto. Sono pronta appunto per uscire fuori di casa. Quanti sono? 10 minuti di video, ok. Bene ragazze, io vi saluto. Se vi è piaciuto il video mettete like, fatemi sapere con un commento e alla prossima. Ciao, attivate la campanella, vi raccomando, un bacio.